Eccolo! Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qua a Livigno e ci si divertirà molto e guiderò lei! L'avrete sicuramente riconosciuta, stiamo parlando di una Subaru Impreza STI modello 2002 ed è una delle mie preferite. Con un motore Boxer 2000 turbo, 265 cavalli stock, ma questa ha qualche modifica che ci spiegherà il buon Davide Scotti, nonché proprietario dell'autovettura e titolare di DSV Wrapping, che si occupano di pellicole. Adesso dici tu le modifiche che sono state fatte e che hai trovato, perché hai comprato la macchina già così. Sì, esatto, io l'auto l'ho trovata già in queste condizioni, tranne la livrea che ovviamente facendolo noi di lavoro ce la siamo creata. L'auto nasce da 265 cavalli e è stata portata a 347 di rullata. È stata cambiata la pompa benzina maggiorata, hanno lavorato sull'albero motore, è stato messo un radiatore maggiorato, tutti i tubi in silicone, filtro dell'aria modificato, carico diretto ovviamente, senza catalizzatore, centralina rimappata. Per quanto riguarda invece la parte funzionale dell'auto, è stato fatto un assetto regolabile. L'anteriore sono stati modificati i mozzi, montando quelli della versione 2005 che erano più strutturati, diciamo. Cambiati i dischi, messe le pastiglie Pagi verdi, da quanto ripeto mi hanno detto, e al posteriore dischi autoventilati, cosa che all'anteriore non ci sono. Quindi fateci sapere voi, appassionati di Subaru, se le modifiche apportate secondo voi sono quelle giuste e cosa si potrebbe fare di più, perché sono sicuro che voi siete molto appassionati di questa macchina qua. Internamente invece rimane completamente stock, cambio manuale a 6 marce e freno a mano purtroppo non ancora idraulico, magari dopo oggi lo metterà. E come sempre con me l'Elvi. Ciao ragazzi. E adesso ci andiamo a fare un bel giro, andiamo a provare, vediamo un po' com'è. Anch'io mi prendo in giro. Vediamo. Per prenderci la mano ora farò qualche birillo, qualche slalom e poi andremo nella pista vera e propria. Vediamo com'è. Ok, dopo aver fatto un po' di pratica, adesso andiamo sulla vera e propria pista. Devo ammettere che non ho mai girato con una macchina 4x4 sul ghiaccio, quindi Davide, tu che hai girato? Diciamo che il passaggio dal posteriore al 4x4 è impegnativo, perché hai tutto un comportamento, è completamente diverso. È proprio... Tu hai montato le gomme da chiodate? Io ho montato delle lamellari chiodabili. Quindi ho comprato le lamellari, ho comprato quattro cerchi appositi e poi ho fatto chiodare questi pneumatici. Quindi non nascono chiodati, sono diciamo dei Monte Carlo, quindi non sono Black Rocket, non sono OR8 e via dicendo. Come scivola! Mi hanno sempre detto tutti i realisti che serve poco il freno ma tanto l'acceleratore e un po' il freno a mano. Devo dire che così a primo feeling è completamente diversa da quella che guido io, però è bella. Diciamo che ha un sacco di grip, sembra. Che bella, Davide. Questa ti diverti abbastanza, C'è un po' di buche oggi. Sì, adesso diciamo che la pista è un po' invecchiata, diciamo. Sotto. Dovrei fare la gir di più di motore. Ok. C'è sempre da ricordarsi che è un 4x4, quindi il pendolo è fondamentale per entrare nelle curve. Ora lo sto dicendo come se fossi un esperto, ma non lo sono assolutamente. Vorrei capire un po' di più. Sì, però mi sono accorto anch'io che... Bella. È assolutamente da gestire la cosa. Non ho ancora toccato il freno da quando ho incominciato, forse qua il tornante la butto dentro, vediamo se riusciamo a farla girare. No, qua sempre di prima.
prima? Sì, sempre questa qui, io fino adesso l'ho fatta tutta di prima. Bella però, bella! È una goduria, eh. Non serve tutta quella potenza sul ghiaccio. No, devi proprio farla ballare. La cosa spettacolare è che è una danza e ti dà questa sensazione di feeling pazzesco. Comunque quando vai in coppia, sì, sì, tanta roba. Vai, 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 vai. Tieni giù, tieni giù, tieni giù. Oddio, 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 lì, attenzione. Se lui si fida. Sai cos'è? Che se quando molli tanto, va via, sì, esatto. Ragazzi, devo ammettere che ho tanto da imparare sulla neve, perché è molto, 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 molto diverso. Vai, vai di là. Andiamo già la prima qua, vediamo se riusciamo a ballare. Non riesco. Però è bella. No, no, è divertentissima. Com'è, Elvi? È bellissimo. Il problema? Ogni tanto viene il panico, però va bene. Anche a me viene il panico. Sì, ma io sono dietro, tu stai guidando. Anche a me viene il panico, che la macchina è mia. Quanto essere passeggeri, non conto guidare. No, ma dietro non si sente tanto. Come no? Peggio che davanti. Sai cos'è? Tu hai il vizio di frenare tanto. Sì. Oh. Mi sembra che quando vedi che va via tanto dietro, cazzo, molli di più ed è peggio. Vai, giù. Molla. Oh, stiamo migliorando. Bella, bella, bravo Fede, bravo. Eccolo, ecco. Eccolo, eccolo. Ecco, ma anche basta magari. Quanto mi sto divertendo. Sembra la prima volta che guido. Insegnatemi, per favore, mi serve un istruttore per la neve. Mi serve un istruttore, vi prego. Bella, vai. Vai, 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 giù, 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 giù. Box. La figata, oh, è figata che per andare devi tenere giù qua. Devo tenere giù? Devi tenere giù, figa. Che bello. Divertiti? Sì. Bellissima, figata. Paura, eh? Sì, perché era per la macchina più che altro. Visto che, vabbè, non so se questo lo mettiamo, però abbiamo già perso la pompa dell'idroguida, abbiamo perso il baffo davanti, successo di tutto prima. C'è da tirar fuori la portiera di là. Però, vabbè. Però, ragazzi, fa parte del gioco, cioè, se no allora lasciala in box e stai a casa e vai al cinema a vedere. Però, Frozen. Comunque, la macchina, bella. Devo ammettere che hai fatto un bellissimo acquisto, macchina comunque del 2002, ricordiamo. Assolutamente. Quindi anche con una macchina, tra virgolette, vecchia, sul ghiaccio ci si può divertire e anche tanto. E c'è tanto anche da imparare, perché anche nel mio caso devo ammettere che ho tanto da imparare, secondo me anche da magari qualche rallista specialista della neve e del ghiaccio col 4x4 soprattutto, perché è completamente sì, un'altra guida. Quindi un giorno mi prometto che mi farò magari una giornata intera. Quindi torniamo. Volendo anche il 4 possiamo tornare. Ok, magari tra poco torniamo. E a fine giro ho beccato una vecchia conoscenza, un vecchio amico, Mirko Venturi, che ciao a tutti. Anche lui correva e dovrebbe correre di nuovo come me, e lui ha più esperienza di me con il ghiaccio, quindi ho chiesto qualche consiglio a lui per la prossima volta. Per andare un po' meglio? Sì. Ok. Quelle gomme lì com'erano? Si possono dire le verità su questo video o no? Sì, perché quelle gomme lì erano da buttare nel pattume prima di comprarle. Però ci siamo cestinate. Divertiti comunque. Sì, è vero. Innanzitutto parliamo di ghiaccio tanto. Però, parliamo di ghiaccio. Vai. Parliamo di ghiaccio. Io non corro più e fisicamente ho avuto una brutta disavventura e poi sono vecchio, ho 38 anni, vengo a fare queste cose che mi diverto. Noi siamo dei posterioristi, quindi la prima volta che un posteriorista capace ha corso monta su quattro ruote motrici, nel cervello ti frulla sempre l'idea di dire sono un coglione, cioè perché sei fuori tempo, perché ti viene da controsterzare, perché tante cose. Quattro ruote motrici perdona di più, se vogliamo, rispetto a un posteriore dove fai tanti testa coda, ma saperlo sfruttare bene, dargli il giusto angolo e fare la giusta trattenuta è molto particolare e ti crea quella, ti dà quella percezione di sensibilità che con altre macchine, con altri terricci, diciamo, sono molto pro in tutte le discipline dove c'è la perdita d'aderenza e il ghiaccio è super. Quindi tornerò presto, fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no, vi lascio tutti i link di DSV
Wrapping che ci ha gentilmente prestato la macchina per provarla, e ricordate di seguirmi su Instagram Federico_Leo88 e di attivare la campanella qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, ciao, un saluto. E mi raccomando, seguite anche Mirko. Ciao ragazzi. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca. Stavolta l'ho presa, Parlando di gomme, con quelle gomme finisci lì. Non puoi nient'altro che finire lì dentro, nel muro di neve. Vai Davide, esci!